Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questo è un rapido video per darti un aggiornamento sulla situazione Oyster Perle della quale ho parlato ieri sera. Se non hai visto il video precedente, un rapidissimo riassunto: si è verificato un hack dello smart contract che sottende al progetto Oyster Perle, sono state generate in modo abusivo quintalate di nuove perle, ovvero i token del progetto, che poi il capoprogetto Bruno Block ha venduto su KuCoin facendo precipitare verticalmente il prezzo. C'è stata tantissima confusione, ci sono quasi 10.000 iscritti sul Reddit di Oyster Perle che hanno subito fatto tantissime domande proprio perché il prezzo è crollato di oltre il 60%. Subito dopo la registrazione del video è uscito un aggiornamento da parte di William Cordes, che è l'attuale CEO, quindi il nuovo capo del progetto Oyster Perle, che ha spiegato la situazione e ha detto chiaramente, senza mezzi termini, senza lasciare scampo a dubbi, che il responsabile di questo hack è stato proprio Bruno Block, ovvero il precedente capo del progetto. Bruno Block si è portato a casa circa 300.000 dollari con questa mossa, proprio generando questa valanga di nuovi token e vendendoli immediatamente su KuCoin. Da KuCoin sono intervenuti, dicevamo, molto rapidamente, hanno chiuso tutti i tipi di contrattazioni e in questo momento in cui registro il video, accedendo a KuCoin, ancora non si vedono le perle che noi investitori avevamo depositato, proprio perché KuCoin ne ha bloccato sia il versamento sia il prelievo, ma anche la contrattazione, quindi non è proprio più possibile venderle. Quindi dicevamo un aggiornamento da parte del nuovo CEO, ma c'è stato tantissimo movimento per tutta la giornata. L'ultima novità è appunto questa: stanno pensando di eseguire un contract swap, ovvero apriranno un nuovo smart contract e sostituiranno in modo automatico gli attuali token Perl, quindi PRL e il simbolo, con quello che in questo momento viene chiamato PRL2, quindi un nuovo token legato ad un nuovo smart contract dei quali si spera questa volta avranno un pochino più di cura. Ci sono alcuni passaggi tecnici che non sono ancora del tutto chiari, in particolare non è chiaro che cosa succederà a tutti quelli che hanno fatto della compravendita di token Perl dal momento in cui il vecchio capoprogetto Bruno Block ha attaccato lo smart contract ad oggi, però il team si è detto al lavoro per risolvere anche tutte queste minuzie. In generale, la community di Oyster Perle si sta spaccando un pochino in due perché hanno dichiarato che il progetto, nell'intenzione dell'attuale gruppo di lavoro, che di fatto sono tutti gli sviluppatori, tutte le persone coinvolte, a meno appunto del vecchio capo che è appunto Bruno Block, che è stato l'autore dell'hack che ha portato questo grosso furto, si sono intenzionati e completamente in grado di portare avanti il progetto di questo storage cloud basato su IOTA, quindi basato sulla Tangle di IOTA, non è una blockchain. Però si sono detti intenzionati a portare avanti il progetto, sono usciti, diciamo, la community e il sentimento si è spaccato abbastanza in due tra quelli che ovviamente dimostrano supporto dicendo vai ragazzi, abbiamo fiducia sicuramente, go go go, e quelli che ovviamente invece hanno detto no, avete mancato sia in professionalità che in attenzione, quindi di fatto scaricheremo tutti gli Oyster Perle non appena riapriranno le contrattazioni. È sicuramente un caso abbastanza emblematico, anche perché, come ci sono moltissime discussioni su Reddit che si chiedono come sia possibile che nessuno del team conoscesse effettivamente questo Bruno Block di persona, e molti si dicono dubbiosi che possa essere veramente la verità, che nessuno del team, che il nuovo CEO appunto in carica, quindi William Cordes, non abbia mai parlato di persona con questo Bruno Block e non ne conosca la reale identità. Tra l'altro, nel comunicato Cordes ha chiesto a tutti coloro che avessero delle informazioni riguardo la reale identità di Bruno Block di farsi avanti. Ovviamente Bruno Block è quasi sicuramente uno pseudonimo, sarebbe stato molto sciocco a usare il proprio nome se aveva intenzione di fare una mossa di questo tipo. Comunque il nuovo CEO ha chiesto a tutti quelli che hanno informazioni utili a rintracciare l'identità di Bruno Block di farsi avanti. Però nel frattempo, appunto, ci si chiede come sia possibile che abbiano lavorato insieme e non ne conoscesse l'identità. Da parte sua, Cordes ribadisce che è stato uno dei segreti di Bruno Block, ha fatto il possibile per non farsi rintracciare, non far scoprire a nessuno chi era, e sembra esserci riuscito.
Girano anche altre illazioni, perché di questo si tratta, senza alcuna prova parliamo solo di illazioni. C'è anche chi dice che, attenzione ragazzi, che questo Bruno Bloch potrebbe anche non essere mai esistito e si tratta semplicemente di un personaggio di fantasia al quale il team ha creato questo personaggio di fantasia per scaricargli addosso la colpa. Può essere vero, può essere falso, in questo momento sono tutte illazioni. Quello che invece non è un'illazione è che la vulnerabilità o l'implementazione dello smart contract che ha permesso di craccare appunto Oyster Perl è presente anche in altri progetti. In particolare c'è questa discussione che sta avendo abbastanza piede su R Cryptocurrency, si parla appunto di Substratum, quindi un altro progetto che anch'esso utilizza dei token proprietari che sarebbe potenzialmente afflitto dalla stessa vulnerabilità. La vulnerabilità sfruttata, lo ricordiamo, consentiva di generare in modo abusivo tantissimi token. Nel caso di Oyster Perl erano appunto le perle, nel caso di Substratum sarebbero i token Sub. Tra l'altro Substratum, ottimo progetto con una capitalizzazione anche maggiore. Si sta spargendo un pochino il panico attorno a questa cosa, tanto che è nata anche questa nuova discussione proprio su Substratum, sul Reddit di Substratum, alla quale dei portavoce hanno evidenziato che ci sono delle differenze abbastanza importanti. In particolare quella che secondo me è più importante da notare è che il team di Substratum sono molto trasparenti, sappiamo esattamente qual è la loro identità e continuamente fanno degli open days nei quali è possibile visitare i loro uffici e fanno anche delle convention nelle quali spiegano come funziona Substratum, quale sia la mission, il loro CEO viene spesso intervistato, quindi c'è molta più trasparenza in generale. Scusate, ho toccato la cam. C'è poi anche un'altra rassicurazione che mi fa ben pensare sulla solidità di Substratum, che è che hanno implementato il multi-signature. Che cosa significa? Che mentre per quanto riguarda Oyster Perl hanno commesso una fortissima leggerezza, perché una sola persona, la firma digitale di una sola persona era sufficiente per attivare in maniera abusiva lo smart contract, tramite il multi-sig è necessario che ci sia una community di persone, quindi una pluralità di persone che devono mettersi d'accordo per appunto perpetrare una truffa di questo tipo. Quindi nel caso di Substratum non basterebbe che il capo del progetto decidesse di portare una truffa ai danni di tutta la sua rete, ma servirebbe la collaborazione anche delle altre persone che gli stanno vicino. Ovviamente se il team e la banda fosse ben organizzati questo non costituirebbe un grosso problema, però contando che le persone coinvolte nel progetto Substratum sono molteplici e ci stanno di fatto tutte mettendo la faccia, sembra diciamo una rassicurazione per quanto mi riguarda abbastanza credibile. Tra l'altro ho Substratum un buon coin abbastanza speculativo, del quale ho consigliato nelle criptovalute maggiormente interessanti, perché appunto cerca delle piccole capitalizzazioni che possono fare il botto. Trovate l'articolo linkato nella descrizione del video qua sotto. Diamo una rapida occhiata come ha reagito il mercato. In realtà il mercato non ha reagito più di tanto in modo preoccupante, proprio perché Oyster Perl era e è ancora, perché è ancora attivo, un progetto tutto sommato minore. Aveva perso moltissimo, ha di nuovo perso un altro 33% nelle ultime 24 ore, quindi sta proprio andando in picchiata. Il mercato invece in generale non ne ha risentito direttamente più di tanto, proprio perché si trattava di una piccola capitalizzazione. In questo momento è alla posizione 539 su CoinMarketCap, quindi di fatto è abbastanza arretrata e non ha abbastanza peso o volume per spostare veramente gli investimenti delle persone e quindi i prezzi di tutto il mercato criptovalutario. Proprio per questo il mondo criptovalutario, dicevamo, non ne ha risentito moltissimo. Bitcoin ha in linea di massima tenuto il punto in modo abbastanza fermo. Siamo di nuovo in una fase di lateralizzazione, c'è stato un crollo importante, sicuramente slegato appunto dal discorso Oyster Perl, che ha portato la capitalizzazione a 6.000, attorno al livello di 6.003 al pezzo, contro una capitalizzazione totale di 109 miliardi di dollari. Quindi la capitalizzazione è ancora buona. In linea di massima
siamo ancora, stiamo mantenendo quello che di fatto è il nuovo livello da guardare attorno ai 200 miliardi. Si tratta di un livello importante perché di fatto si sta consolidando tantissimo supporto, ci sono forti supporti attorno a questo livello, lo vediamo in più punti qui nel grafico appunto complessivo delle capitalizzazioni. Questo supporto sta tenendo, se dovesse cedere sotto i 200 miliardi e in particolare dovuto al fatto che Bitcoin dovesse scendere notevolmente sotto il livello attuale che si sta stabilizzando sui 6.003 rispetto ai 6.004 di prima, non è un buon segno questo, però in caso dovesse crollare ulteriormente con una forte chiusura sotto questi livelli sarebbe sicuramente da prestare attenzione. Da Zane di Turbola.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare mi piace per essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, invece ricordatevi di iscrivervi cliccando sul pulsante rosso e cliccare anche sulla piccola campanella che si trova di fianco. Alla prossima, ciao!